Hai la pelle calamaio? Sì. C'è qualcuno che ti ama? Sì. Come si chiama? Gesù. Gesù. Benissimo, allora, siccome mi serve... No, 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 la dovete tenere per voi. Allora vieni qua, visto che sei qua, distribuisci da questo lato. Ah, qualcuno si è ritrovato sicuramente, ieri sera c'era qualcuno qui seduto vicino all'adorazione, nella propria borsa c'ha sicuramente gli occhiali di Cettina, la quale non è molto illuminata. Chi ne ha trovati qualcuno di voi? No. E quindi Cettina, invece di mettere gli occhiali suoi nella sua borsa, ne ha messi nella borsa di qualcuno vicino. Controllate. Come si vede che è cieca? Chi è che è? Agata, per favore, da questo lato, grazie. Allora, dovete prendere questo foglio, fermi tutti. Nina, il tuo foglio dov'è? Lo sai fare pure tu quello che dobbiamo fare ora? Sì, ti dico di sì. Allora, ti devo far fare una cosa importantissima. Adesso cercate. Avete il foglio? No, no, lo dovete piegare questo foglio. Avete piegato il foglio? Riapritelo. Va bene. Prego. A chi manca il foglio? Avete tutti il foglio? Rosalia, Rosalia manca il foglio. A Domingo. Altri? Un altro? Domingo? Ce l'hai il foglio? Sì, io voglio. Te lo dà Agata, quindi io voglio un altro. A chi manca il foglio? Alfio non si deve piegare quel foglio. Aperto, aprilo, aprilo, così. Ci siamo? Ci avete? Sono fortunato, vieni qua. Oh, ma siete ben davvero, eh? Pugionaria non mi abbandonerà mai. Ci siamo? Avete tutti il foglio? Tutti? Gemma? Il foglio ce l'ha Gemma? Ma scusate, ma tutti che significa? Mirana ce l'hai? A chi manca il foglio? Mirana, ma chi ha preso il foglio? La mamma ce l'ha il foglio? No, Vito, ce l'ha. Ma può fare pure lì quello che dobbiamo fare. Che facciamo poi di fare? A chi manca la penna? A chi manca la penna? È veloce, tanto che lo potete passare. Chi manca la penna? Allora, prima dobbiamo fare un esercizio. Ognuno ha i propri posti. La penna ce l'hai tu, Gemma il foglio per te, vieni qua. Tu pure senza penna lo puoi fare, però quello che devi fare. Che è un topolino! Me lo mangio, guarda. Io sono un capo. Io sono un capo. Va bene, ok. Benissimo. Allora, la prima cosa che ci hanno insegnato. Basta. Maestra! Non ce l'ha. E dico, ma lo so, basta. Allora, la prima cosa che ci hanno insegnato a fare, Nina, appoggia il foglio di là, bravo, appoggia la penna di là. Allora, la prima cosa che ci hanno insegnato a fare quando eravamo piccolini, che cosa è stato? Ma è l'asta. Mettere la mano sul foglio e poi... Allora, disegnate la vostra mano sul foglio. Alzatevi, mettete la sedia come sgabello, come quando eravate piccoli, no? Che stai facendo? Mettete sulla sedia, appoggia la mano. Volete la penna? Sì, 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 sì.
strunge. Piano piano bene la dovete fare la mano. Ci siamo? Fatela bene questa mano, mi raccomando, fatela entrare bene nel foglio. Shhh. Fate bene le dita, tutte. Vediamo Giovanni. Sì, che mano brutta che hai, Giovanni. Vabbè. Che mano grande. Vediamo Nina come si sta questa mano. Ti mettete da su, da forza. Ci siete? Senza spaccare il foglio, piano piano. Ok, ci siete? Andiamo. E sembra un guanto. Questa è la mano di Arthur. Bene, avete fatto la vostra mano? Fatta la mano? Dai la mano a tuo fratello. Avete trovato gli occhiali nella vostra borsa di... No. Bene. Avete fatto tutti la mano? Sì, riportate le penne al posto, grazie. Nina, vediamo la tua mano. Vediamo come ti è venuto. Bellissima sta mano, Nina! È un dito sporco, sì. Gemma l'ha fatto? Sta facendo? Sta scarabocchiando bene? Brava. Ok, perché ti ho fatto fare la mano? Ieri già abbiamo visto... Ieri già abbiamo visto questo passaggio. Allora, scrivete sotto questa mano il vostro nome e poi scrivete sotto. Come succede? Efesini 4,11, capitolo 4, versetto 11. Quando San Paolo sicuramente proclamò alla comunità di Efeso questa parola, aveva in mente la sua mano. 4,11. Guardate la mano. San Paolo, per spiegare quello che stava dicendo, il Signore gli fece guardare la mano e gli fece dire quello che stava dicendo. Ed egli, e lui, e il Signore, che ha dato ad alcuni di essere apostoli. Pensate al pollice, apostoli. Ad altri di essere profeti, secondo libro. Ad altri di essere evangelisti. Ad altri di essere pastori e maestri. Pensate a queste cinque dita, quindi. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri. Adesso lo vediamo insieme perché. Allora, guardate un attimo. Chi è l'apostolo? L'apostolo è colui che può afferrare la situazione ed è quello che ha a che fare con tutti gli altri carismi. E l'unico dito opponibile è il pollice, e l'apostolo, il pollice, è colui che può afferrare, prenderanno in mano i serpenti, cioè, questo è quello il compito dell'apostolo, e quello che è inviato, che è la colonna, che è quello che serve per compiere bene ogni funzione. Ecco perché la nostra chiesa è una santa cattolica apostolica. Si fonda sul fondamento degli apostoli. Provate a pensare alla vostra mano senza il pollice. Provate ad afferrare qualcosa. Provate ad afferrare qualcosa. Provate a unire
l'indice e il mignolo, provate. L'indice e il mignolo. Provate a pulire. L'indice e il mignolo. Qua. L'indice e il mignolo, provate a pulire. A unire. Eventualmente solo se forzate con il pollice riuscite, altrimenti no. Guardate, provate. Adesso vi spieghiamo perché queste cose, guardate, eh? Ok, fermi un attimo, L'apostolo, il profeta, il dito indice, sull'indice mettete profeta, sul pollice scrivete chiaramente apostolo, sull'indice profeta. Perché profeta? Il profeta è colui che indica. Indica. Io ti indico qual è la volontà di Dio. Il profeta, difatti, parla. Profemi al posto di Dio. Ti indica la strada. Profeta è colui che parla prima che Dio agisce. Profemi, sempre. Ed è colui che parla dinanzi a Dio. Il profeta è colui che indica. La profezia infatti indica quello che Dio sta compiendo. Dio sta compiendo l'opera sua e la indichi qual è quest'opera. Il terzo dito, che è quello più lungo, il medio, mettete evangelizzatori, evangelisti, perché gli evangelizzatori si spingono più lontano dei profeti e dei pastori. Che miracolo sta mano, il Signore quando ha pensato alla nostra mano ha pensato a tutto quello che doveva fare. Ok, quarto dito, i pastori. Noi siamo in attesa che venga consacrato il nostro nuovo pastore eletto, il vescovo Giovanni, e quando sarà consacrato verrà messo l'anello nel quarto dito, il pastore, e colui che regge la Chiesa, e colui che sposa la Chiesa, e colui che guida il gregge, che tiene il bastone. E colui che tiene le sorti della Chiesa e col pastorale, c'è il pungolo del pastorale per spingere le pietre, le pecore che si attardano, e per con il bastone curvo afferrare quelli che corrono troppo avanti. Quinto, ultimo, il mignolino, più piccolo, il maestro. Colui che è più piccolino, è quello che negli insegnamenti è più minuzioso, e il teologo. Bene, poco fa io vi ho fatto fare una prova, se riuscite a unire, se vi piegate un pochettino ci si avvicinano di più, però provate a unire l'indice e il mignolo. Ci riuscite più o meno? Dritti li dovete tenere, no? Infatti, sì. Bene, allora, più o meno. Ci riesci più o meno? Sei brava, senti. Tu ci riesci, io neanche ci riesco. Però, cosa era l'indice? Chi è? Il profeta? E il maestro, il teologo. E questi difficilmente si mettono d'accordo. Però se c'è l'apostolo, permette che il profeta riesca a illuminare, a contagiare anche positivamente il maestro e il teologo. Bene, vi ho fatto fare un po' di esercizio pratico, questi ve li ricorderete sicuramente. Efesini 4:11, vi ricorderete questo insegnamento? È lui che ha costituito alcuni come
apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri. Avete la mano, vi ricordate quello che dovete fare, senza dirlo lo sapete a memoria questo versetto. Efesini 4:11, me lo ripeti a memoria questo versetto, teologo. Non si è arrivata ora. Chiedigli a qualcuno di loro, lo sanno già a memoria questo versetto. Vieni qua. Tua figlia già lo sa a memoria. Ha fatto praticamente la manina, l'ha messa, e lui che ha costituito alcuni come? Apostoli. Guardate come sa a memoria. Altri come? Profeti. Altri come? Evangelisti. E altri infine come? Pastori. Bravissimi! E perché lo sanno? Perché lo sapete? Perché il Signore ci ha fatto la mano per farci capire come devono andare le cose. Va bene, ok. Va bene così. Ci siamo? Ok. Bene. Detto questo, facciamo adesso prima l'azione e poi. Prima l'azione e poi l'istruzione. Abbiamo tempo? Allora, abbiamo 15 minuti di tempo per prenderci cura gli uni degli altri. Per prenderci cura gli uni degli altri. Che significa? Che in questi 15 minuti il marito e la moglie pregheranno insieme, il marito sulla moglie e la moglie sul marito. E chi non è accompagnato dal marito, dalla moglie, troverà se c'è il figlio o la figlia, oppure, ecco, oppure ci si unisce, ecco, ci si unisce a gruppi di due, massimo tre persone se necessario, per pregare insieme. Dove c'è il marito, moglie e figli possono pregare insieme, dove c'è figlia e nipotino possono pregare insieme, ecco. In questo senso, allora, in questo momento dovete pregare semplicemente perché il Signore porti frutto attraverso il vostro frutto, porti frutto nella vita di quella persona. Poi vedremo, rimanendo qua, ecco, la cosa che dovete fare, parlate con lo Spirito Santo, intimamente con lo Spirito Santo, cercate di fare un dialogo intimo. Quindi, e di poggiare le mani e di chiedere allo Spirito Santo di agire nella vita di quella persona. Basta, solo questo dovete fare. Quando finisce il marito con la moglie di fare così, eventualmente fate ancora delle preghiere altrove, ecco, ponete la vostra mano dove c'è la diversità dei ministeri e delle operazioni, apostolato, profezia, evangelizzazione, cura pastorale e insegnamento, dove convergono tutto perché si compie l'opera dello Spirito. Iniziamo a farlo. Thank you.
Spot.
Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non è vero. Perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai fatto sperimentare come le varie membra si possono prendere cura le une delle altre. Ti diciamo grazie, Signore, perché tu ci hai resi veramente meraviglia ai tuoi occhi. E vogliamo chiederti, oh Signore, di compiere quel bene che tu ci hai da fare e di comprenderlo dopo. Anzi, ancora di più grandi. Chi crede che può fare le stesse cose che ha fatto Gesù? Chi crede in Gesù, alzi la mano. Ecco. Ok, tenendola alzata. Chi crede che possa fare le stesse cose che ha fatto Gesù, tenendola alzata? E chi crede che ne può fare di più grandi di Gesù, che possiamo superare quello che ha fatto Gesù? Qui ve le devo mozzare tutte queste mani, anche se Gesù lo ha detto, ecco, noi non le facciamo, succedono senza che noi ce ne rendiamo conto. Ecco, è importantissimo questo. I miracoli succedono e perché noi non ce ne insuperdiamo e non pensiamo che sia per merito nostro,
perché lo spirito che opera, adesso vedremo, non siamo noi a operare, è lo spirito. Noi facciamo i miracoli a nostra insaputa, per grazia di Dio. I miracoli accadono a nostra insaputa. Poi ogni tanto ci vengono riferiti, è vero buon Signore, ci vengono riferiti e noi cosa facciamo? Diciamo grazie al Signore per quello che ha fatto. Noi che ci, ah, meno male che ci sono io, se no il Signore chissà come avrebbe fatto se non ci fosse stato io. Ecco. Allora la domanda, chi di noi ha fatto un miracolo? Sicuramente tutti, anche a nostra insaputa. Il Signore per mezzo di noi senz'altro avrà compiuto qualche miracolo. Esiste tra l'altro questo carisma dei miracoli, lo troviamo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, che viene detto anche come potere dei miracoli. Potere dei miracoli. Io oserei dire meglio, dunamis, tradotto meglio, potenza dei miracoli. A qualcuno viene data la potenza del miracolo, perché il potere per noi ha un'accezione, potremmo dire, individuale. E quando l'individuo si esalta, probabilmente perde di vista quello che è il suo compito, la sua funzione. Avviene come per l'amministratore disonesto, che non si ricorda che non è lui il padrone e spadroneggia, e poi il Signore chiede conto perché non ci fa più ministrare, non ci fa più servire. Siamo dei servi che non servono, ma si servono. Siamo dei servi che usano il padrone, non dei servi che cercano l'utile del padrone. Allora il Signore ritira la sua presenza. Quando il Signore ritira la sua presenza, non funziona più. È come una chitarra quando manca il chitarrista, come una batteria quando manca il batterista, come una tastiera, non di quelle farmocche che gli metti il MIDI e funzionano da sole o col telecomando, quando manca l'operatore. È come un bisturi depositato nella sala operatoria, non serve a niente. Esiste quindi questo carisma, questa potenza, il potere, la potenza dei miracoli. Troviamo un esempio meraviglioso negli Atti degli Apostoli. Il primo miracolo che ci viene raccontato negli Atti degli Apostoli lo compie Pietro, allora quando sale all'ora nona al Tempio per la preghiera con Giovanni e incontrano lo storpio alla porta bella. Stava fuori dalla porta. Io non possiedo né oro né argento, ma ciò che ho te lo do. Quello si aspettava qualcosa. Gli apostoli gli offrono qualcuno. Gesù. Io non ho oro né argento, ma quello che ho te lo do. Che cosa hanno dato? Hanno dato il nome di Gesù. Hanno dato il nome di Gesù. Hanno consegnato la persona di Gesù, e quando entra Gesù avvengono i miracoli. Chi crede in me farà le stesse cose che io ho fatto, anzi di più grandi. Chi ha me nel suo cuore, nella sua vita, può compiere quello che io ho compiuto. Sarò io ancora a continuare a compiere l'opera del Padre. E ancora in Atti 5:15 vediamo cosa leggiamo. Atti 5:15 dice proprio così il libro degli Atti 5:15. Leggiamo insieme Atti capitolo 5 versetto. Iniziato dal 14, sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, quelli che credono nel mio nome, dice Gesù,
Bene. Credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle lettucce e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Ma davvero? Chi se lo aspettava da Pietro? Manco Gesù l'ha fatto. Gesù passando con la sua ombra guariva qualcuno? No. Gesù doveva parlare. Lo voglio, sii guarito. Va, la tua fede ti ha salvato. Gesù tocca. Gesù fa il fango e lo spalma negli occhi. Gesù deve fare un'azione. Pietro, che azione doveva fare Pietro? Nessuna. Ma no, nessuna. Non doveva fare un'azione attiva nei confronti del malato. Bastava che passasse e con l'ombra, a ciò che lei che chiunque che ammazza la sua ombra, con l'ombra stesso, con quello che noi proiettiamo, io direi qui con la luce dietro. Capite che non è un'ombra oscura, ma è la luce proiettata da Pietro. Se ieri vi ricordate, ci è stato detto, noi siamo come i satelliti, non abbiamo la nostra luce, ma riflettiamo la luce di Dio, di Gesù. Ecco perché Pietro, con la sua luce, con la sua ombra luce, passando, non dice che guariva, i malati venivano guariti. I malati venivano guariti dalla stessa ombra che li raggiungeva, che li copriva. Attenzione, ricordatevi cosa dice l'annunciazione. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te si stenderà la potenza dell'Altissimo e Lui ti coprirà con la sua ombra. Ah. Quindi l'ombra non è oscurità, luce da luce, Dio vero da Dio vero, è la luce di Dio che genera, ed è la luce, è dalla luce di Dio che veniamo generati a vita nuova e quindi guariti, ristabiliti nell'integrità a vita nuova. E quindi Pietro, passando, avviviva quello che era necessario per quella moltitudine, per quella comunità. A ciascuno ci viene detto, difatti, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, è data una diversità di operazioni. Noi leggiamo per il bene comune, per ciò che è bene alla comunità, per quello che è buono, per ciò che è utile nella comunità. Faccio un esempio. Se tutti stiamo bene in salute, con la grazia di Dio, a che serve il carisma delle guarigioni? Meglio non averlo. Perché altrimenti si dice dalle nostre parti salvatezza per quando è un buttuso. Significa che se c'è un carisma di guarigione, chi vuole avere il carisma delle guarigioni? Alzate le mani, chi vuole avere il carisma delle guarigioni? Signore, io ti chiedo di non dare mai il carisma delle guarigioni perché tu possa guarire prima che loro esercitino questo carisma. Speriamo, bisogno non c'è, che non ve ne sia bisogno, altrimenti significa che arrivano i malati. E poi tu devi esercitare quel carisma perché c'è una necessità, un bisogno, un'esigenza, una malattia. Allora, gli stessi che avete alzato le mani per le guarigioni, chi vuole una malattia per sé o per i propri cari?
nella propria famiglia. Chi vuole una malattia? C'è una malattia disponibile che entri nella vostra famiglia. Adesso, in questo momento. No, 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 cioè, no. Silenzio. No, noi non vogliamo né le malattie e né quello che serve per prendere quella malattia. Non ci interessa. Non mi interessa che ci sia un problema per cui trovare una soluzione o avere una soluzione a un problema che deve venire. Non vogliono, non voglio neanche il problema, non voglio la soluzione, non ci voglio pensare. Penso a rendere gloria al Signore, punto. Chiaro? Chiarissimo deve essere questo. Ecco perché il Signore ci abilita con la sua grazia e ci permette di entrare a un altro nell'unico spirito, il dono delle guarigioni. Quindi non quando lo spirito è in noi, ma quando noi siamo nello spirito, viene dato il carisma delle guarigioni. Quando tu entri dentro lo spirito, allora tante volte dovremmo chiedere al Signore, no Spirito Santo vieni in noi, Spirito Santo mettici in te, altro che muoviti in me, fai che io mi possa muovere in te. E allora succedono le guarigioni, affiorano da solo, a uno il potere, la potenza dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. È lui che fa quello che vuole. E qui comprendiamo quanto ci dice Gesù nel capitolo 15 di Giovanni. Versetto 16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portate frutto. E il vostro frutto rimanga. Il frutto deve rimanere frutto. Attenzione, adesso la vedremo questa. Il frutto deve rimanere frutto. Sappiamo che in Galati 5:22 c'è il frutto dello Spirito in cosa consiste. Ma prima di passare avanti, vediamo cosa dice Gesù in Giovanni 15 al versetto 8. L'abbiamo letto ieri. Se rimanete in me, il versetto 7 prima, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Se rimaniamo in lui e le sue parole rimangono in noi. Quindi c'è questa inabitazione. Vi ricordate l'esempio meraviglioso? Una bacinella d'acqua con una spugna. Io prendo la spugna e la immergo nell'acqua. Cosa fa la spugna? Assorbe l'acqua. E allora posso dire tanto che la spugna è nell'acqua, nella bacinella dell'acqua, ma posso dire anche che l'acqua è nella spugna, perché si è impregnata del liquido che contiene la bacinella. E allora io sono in Gesù e Gesù è in me. Lo Spirito di Dio viene in me perché io possa essere nello Spirito. Questo è importante, non c'è mai una differenza, diventa una comunione, un intrecciarsi di essenza. E allora, versetto 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, che portiate molto frutto. E qui mi sembra veramente di sentire anche quelle espressioni che tanti santi sottolineavano, questo molto è importante, non qualcosa di giusto quanto necessita, ma di abbondante, di sovrabbondante. In cosa consiste la santità? San Giovanni Bosco lo diceva, nello stare molto allegri.
Cioè, ma allegri non basta sorridere, no, tu devi essere molto allegro, molto, perché Dio è generoso, ce l'ha detto invitandoci a questo convegno. Le grazie del Signore non sono finite, non si sono esaurite le sue misericordie, non si è ritirata la sua mano, ancora ci offre e ancora ci offre. Non è come adorare a scadenza, alle 10 chiude il buffet della colazione. Non c'è una scadenza, il Signore è eterno e le sue misericordie sono infinite, eterne, sovrabbondanti. In questo è glorificato il Padre mio. E quindi la gloria del Padre in cosa consiste? Nel portare molto frutto. Ecco perché Gesù andò a cercare nel fico. E cosa vide nel fico? Che cosa c'era nel fico? Cosa c'era nel fico? Solo foglie. E c'era frutto? Quanti frutti cercava Gesù su quel fico? Qui non è detto che cercava uno. Lui esige molto frutto, non pensa solo per sé, perché con Gesù passava tutto il gregge, la mandria, attenzione. E quindi Gesù cercava dei frutti, ma non li trova. Ma quella non era la stagione dei frutti. Il Signore esige da noi frutto in ogni tempo. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, le sue foglie non appassiranno mai e darà frutto in ogni stagione. Non c'è la stagione del frutto, anche per i bambini. Anche per i bambini, ma è troppo piccolino. Fallo stare alla presenza del Signore. Fanno stare nella presenza del Signore. È giovanottino, ma tutti i giorni si alza la mattina per andare a scuola. Fanno alzare per andare dal Signore. Che cosa è più importante, la scuola o il Signore? Dipende. Il Signore, bravo Alberto. Un applauso ad Alberto, che pur distratto con i suoi giochini ha capito che il Signore è più importante della scuola. Bravo Alberto. Mamma mia, sulla bocca dei bimbi e dei natanti il Signore mette una difesa contro i nemici. E poi alla fine come li cresci li trovi. È così. In questo consiste, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. E allora, la gloria al Padre, noi possiamo rendere gloria al Padre, ce lo spiegherà meglio Monsignore, poi i nostri inni di lode, di grazia, di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Ci ottengono le tue benedizioni. Più tu alzi le mani, più Dio muove la sua mano. Più tu alzi le mani, Dio non solo stende la mano, ma la usa su di te, in te, quando tu alzi le mani. Nella lode si muove la mano di Dio. Allora non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito, adesso lo vedremo questo termine, costituito, che troviamo ad esempio in uno dei sinottici, Marco 3, versetto 13. Salì sul monte, prega tutta la notte Gesù. Non è il frutto di una scelta improvvisata, prendiamo due di qua, quattro di là, basta che c'è un piccolo gruppetto, un po' come vengono tante volte certe scelte pastorizie. Dobbiamo mandare qualcuno e mandiamo, chi mandiamo? Uno, basta che ci va. Ma scusa, noi dobbiamo dare il meglio, dobbiamo fare affiorare il meglio nelle nostre comunità. Passò la notte in preghiera,
e poi ne scelse 12, ne costituì 12 perché stessero con lui, perché andassero a stare con lui. Lo prendiamo proprio per leggerlo, Marco 3, il versetto 13. Salì sul monte e quindi l'esperienza spirituale, le alture, l'esperienza della preghiera, l'esperienza mistica, l'esperienza ascetica. Chiamò a sé quelli che voleva, lui, quelli che voleva lui. Adesso li vedremo chi sono questi. Ed essi andarono da lui. Vengono da Gesù quelli che lui vuole, quelli che lui chiama. Ne costituì 12. Quanti siamo qui? Un po' più di 12. Siamo un po' più di 12. Ne chiamò 12, ne costituì 12 che chiamò apostoli, inviati. Ce li manda lui. Non solo siamo scelti, chiamati per stare con Gesù, ma veniamo chiamati da lui, mandati da lui, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, annunciare il Vangelo con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12. Chi sono questi 12? Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Al versetto 19 ci viene detto Giuda Iscariota, il quale poi successivamente lo tradì. Scelto lui di tradire. Gesù lo aveva scelto perché rimanesse con lui, lui invece tradisce Gesù e sceglie di andare via, lontano da Gesù. Sceglie di consegnare Gesù. Il termine esatto in greco è paradidomi, che significa sia trasmettere qualcosa di buono, sia consegnare nelle mani, tradire, tradere, significa consegnare oppure tradire. Lui gli consegna la morte, gli consegna la cassa pure, gli consegna i tesori della comunità. E lui fa altre scelte. Signore l'aveva scelto per il bene, ma lo lascia libero. Chi aveva scelto Giuda? Giuda aveva scelto di seguire Gesù? No, Gesù aveva scelto anche Giuda. Stamattina con mia sorellina Mimma parlavamo di tante cose e parlavamo proprio anche perché il Signore sceglie anche persone che poi tradiscono, lasciano, abbandonano la comunità. Se tu abbandoni la comunità, abbandoni Gesù Cristo. Se tu abbandoni la croce, abbandoni Gesù Cristo. Sta comunità è una croce, lo so, è in una croce, è una sofferenza, una persecuzione continua, non c'è rebbia. Tu devi rimanere nella comunità, abbracciando la croce. Si dice che c'è un paese nella Bosnia Erzegovina dove fino ad oggi non sono annotati divorzi. Un paese, un piccolo paesino, 13.000 abitanti circa, dove non esiste alcun divorzio. È una cosa strana. E ci siamo stati noi tante volte. Si chiama Širok Brijeg. Chi va a Međugorje, ogni tanto ci andiamo e noi andiamo lì dove c'è stato il martirio di quei 47 mi pare che fosse 47 o 74, non mi ricordo, comunque
quei frati che sono stati trucidati, ammazzati, alcuni bruciati vivi, altri incredibile. E lì c'è una tradizione molto bella, che gli sposi, quando vengono in chiesa a sposarsi, portano con loro la croce. Portano la croce. E quando fanno il giuramento nuziale, stringono in mano la croce. La moglie mette la mano sulla croce, il marito mette la mano sulla mano della moglie e sulla croce la stringe. E fanno il giuramento sulla croce della loro unione. E appena finisce la funzione religiosa, non se ne vanno a farsi le foto, vanno a casa e portano quella croce nella loro casa e la mettono in un posto importante. E quando c'è un problema, non se ne vanno dall'avvocato, si mettono in ginocchio ai piedi della croce. E chi ha torto e chi ha ragione lo sa il Padre Eterno, e si devono ritrovare ai piedi della croce. I figli ai piedi della croce. È una croce, è vero che è una croce. Attenzione, gli imperatori cristiani avevano la corona, ma sopra la corona c'è la croce, il peso della croce che deve stare su di loro, e lo capivano bene. Quelli che pensavano di usare la croce non riuscirono neanche ad entrare nel santo luogo. Si parla di Eraclio, che quando andò a portare il vestito della croce che era stato trafugato dall'imperatore di Persia, Cosroe, e lui lo prese e disse: questo è un momento importante, cioè adesso tutti ne acclameranno, io riporto la croce di Gesù dentro la Basilica di Gerusalemme. E tutti dovranno dire: ma quanto è grande questo imperatore. E quando arrivò lì i cavalli non andavano avanti, si fermarono. Uscì il vescovo, il santo vescovo Zaccaria, e gli disse: imperatore, tu non puoi entrare così a cavallo, non puoi, signore. I cavalli, le belve, le bestie capiscono più di te. Le bestie capiscono più di te. E lui si spogliò delle sue vesti, si vestì di bianco, tolse le scarpe. Nessuno doveva vedere i piedi dell'imperatore. Se qualcuno avesse visto anche l'inserpente, l'imperatore a piedi nudi veniva decapitato. E lui si tolse le scarpe, prese la cenere, si cosparse il capo, abbracciando la croce, entrò nella basilica per riportare la croce di Gesù. Ecco perché noi dobbiamo rimanere. Se tu lasci la comunità, nasce Gesù Cristo. Se tu lasci la famiglia, nasce Gesù Cristo. Sei spacciato, sei perso. È come un naufrago che lasciasse l'unica tavola di salvezza che ha. Viene risucchiato. Si perde. Ecco perché tu la croce non devi lasciare mai. La croce sono le persecuzioni, la croce sono le incomprensioni. Ma devi rimanere lì. Devi rimanere santo. Ecco che Gesù sceglie anche Giuda. Lo costituisce, cioè lo rende saldo in sé. Ma Giuda, ahimè, l'abbiamo detto ieri, la fede, che è un qualcosa di dinamico, può crescere, può avere delle evoluzioni positive, di gloria in gloria, di grazia in grazia,
ma può avere anche delle involuzioni. Se viene a mancare l'olio, la lampada si spegne, la preghiera personale. Stare con Gesù non ci fa santi, ma se tu stai in Gesù e Gesù è in te, allora la vita di fede cresce e la fede crescerà. Ci dai forza nei momenti di dolore, come? Abbracciando la croce, la fede cresce, aumenta l'olio della grazia, altrimenti la fede si può anche spegnere e si può perdere la fede. Giuda perse la fede, Giuda l'ha persa la fede. Anche Pietro spense la lampada. Non lo conosco, non faccio parte di questa... No, non mi interessa. E Gesù si voltò e lo guardò. E fu lo sguardo di Gesù a dare l'opportunità a Pietro. Sono le lacrime della compunzione di cui ci parlava ieri Monsignore, che creano in noi l'opportunità di accedere alla grazia. E perché andiate e portiate molto frutto. E qui vorrei dirvi una cosa che è stata richiamata da Arturo durante l'insegnamento riguardo il frutto. L'idea di Dio qual è? Qual è l'idea di Dio? Allora vi faccio una domanda: qual è l'idea dell'uomo? Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, mi pare che così è, no? Farò seme ci vuole un frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole il ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero. Ve la ricordate quando eravate piccolini? Ve la ricordate? Te la ricordi? Vieni qua, cantiamo insieme. Te la ricordi? Mi sai cantare? Un pochettino no. Un pochettino no, un pochettino sì sì però. Sì. Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, per fare il fiore ci vuole l'albero, per fare il tavolo ci vuole pure l'albero. Vabbè, non la sapevo, non era così, però non me la ricordo neanche io, sono delle reminiscenze. Come? Mi attaccavo, però ci stanno arrestando per questo. No, ma io per svegliare chi era, la mia voce concilia il sonno, lo so. Avete lasciato le camere, se no mi fanno pagare il check out. Si deve lasciare la cappella, è il programma, stamattina alle 8 bisognava lasciarla. Paga 200 euro. Alleluia. Vai avanti, veloce, lascia la camera. Scusate la digressione. Bene, questa è l'idea nostra. Qual è l'idea nostra quindi? Ma è un dato di fatto. Dato di fatto qual è? Che prima ci vuole un frutto, prendi il seme dentro il frutto, poi lo prendi, lo pianti e poi da lì nasce la piantina, diventa un albero, poi l'albero fa i fiori, poi dal fiore c'è il frutto, poi nel frutto c'è un seme, tu prendi il seme, pianti un'altra volta, è così o no? È così o no? E invece non è così. Attenzione. Guardate cosa, sapete quando il Signore Gesù doveva dire qualcosa di importante, anche quando disse riguardo al matrimonio, e per la durezza del vostro cuore è così, ma in principio non fu così. Vediamo come fu in principio. In principio siamo nel libro della Genesi, capitolo 1, versetto 11. Guardate cosa succede.
finito il versetto 10 che dice così: Dio chiamò l'asciutto terra mentre chiamò la massa delle acque mare, e Dio vide che era cosa buona. Queste siamo alle prime battute della creazione. Versetto 11. Dio disse: la terra produca germogli, ossia erbe che producano seme, e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme. Aspetta, che lui dice? Attenzione, guardate che Dio, quando dice le cose, la parola del Signore è perfetta. Allora andiamo. La terra produca germogli, ossia erbe che producono seme, e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme. Che cosa venne prima? Allora, noi abbiamo una logica. La logica qual è? Il frutto che c'è sugli alberi lo prendiamo, c'è cioè il seme lo mettiamo nella terra, e quindi germoglia. Qual è l'idea di Dio? Germogli, seme, alberi da frutto. Qual è l'idea nostra? L'albero del frutto, il seme, il germoglio. Diametralmente opposta, mi pare. È vero o no? E quindi significa che non funziona quel principio causa-effetto che la scienza si gloria di avere. Per il Signore non esiste causa-effetto. Effetto, causa. È il contrario. Prima il Signore agisce, poi ti fa fare qualcosa per cui quella cosa sarebbe dovuta funzionare in quel modo. Allora, quando avviene la guarigione? Io impongo le mani, faccio la preghiera, quindi c'è la guarigione? Oppure il Signore opera la guarigione e poi io impongo le mani come segno, dove lo Spirito di Dio passa e dice Amen, è così, io sono il Signore. Capite come tutto ha una visione totalmente diversa da quello che noi pensiamo. Quindi Dio muove la sua mano. Quando la muove la sua mano Dio? Quando noi muoviamo anche la nostra. Ma è Dio che muove la mano prima, o dobbiamo essere noi a muovere le mani prima? Insieme. Quando sei allo specchio, chi si muove prima? Tu o il riflesso? Chi si muove prima? Ah, insieme. Quindi non si muove prima, né l'uno né l'altro, tutti insieme. E lo stesso è quando noi ci muoviamo, Dio si muove con noi. Ecco perché gli apostoli ritornavano ed erano meravigliati. Signore, pure i demoni si sottomettono. E il Signore era tranquillo. Ah sì? E perché non lo sapevate? Scusate, ma perché che siete voi ad agire? Gioite perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, sono scritti nel cuore di Dio. Questa è la cosa per cui dovete essere contenti, perché è Dio che agisce, Dio si muove con noi. E allora qui alcune indicazioni, poco fa ne parlavamo. La posizione delle mani, come devono essere queste mani? Aperte, alzate, chiuse, con i palmi rivolte verso l'alto, con le mani giunte, come devono essere queste mani? Aperte, chiuse, pure mani giunte, perché mani giunte non me l'hanno insegnato. Mani giunte non me l'hanno insegnato quando eravate piccolini. Mani giunte, un segno anche per allineare un po' gli emisferi, la parte spirituale con la parte concreta, la parte dell'azione con la parte della nostra psiche. Pure le mani alzate verso te, oh Signore, per offrirti il mondo, ma anche per ricevere da te quelle grazie, quelle benedizioni che tu mi dai.
dacci oggi il nostro pane. Se tu non metti le mani così, dove te lo metti sto pane? Nella tasca? Attenzione, eh? Allora, questo, oppure come? In piedi, in ginocchio, seduti, prostrati, sdraiati, coricati, come bisogna pregare? Le modalità sono tante. Vi racconto un episodio bello, però non vi voglio scandalizzare. Ora vi scandalizzo. Dico una cosa: durante il matrimonio di Giuseppe e Mariella, che si è fatto il giorno dell'esaltazione della croce, anche loro hanno scelto di stringere la croce nelle mani quando si sono fatte le promesse, anche loro. E poi alla fine eravamo stanchi, non ce la facevamo più. C'è stato il matrimonio di mattina, il pranzo a mezzogiorno, poi l'intrattenimento il pomeriggio, poi la sera. Era, secondo me, era un attentato, si volevano ammazzare, sterminare tutti, non sapendo come fare, ci hanno ingozzato. Comunque alla fine eravamo stanchi, non ne potevamo fare più, almeno perché eravamo sfiniti, pure io ero molto stanco, era tardissimo. E passò uno per farmi un'intervista, allora ha dei consigli, c'era luna piena, quindi nascono femminucce, nascono maschietti, discusso e fatto questo fanno, no? Ho detto scusi, ci vuole l'intelligenza della formichina, altrimenti ogni 15 giorni nell'ospedale nascerebbero tutte femmine e ogni 15 giorni tutti maschi, dico lei che mi sta contando. E quello insisteva, allora di qua di là, cosa dice, di un consiglio agli sposi. Allora io, ero l'una meno un quarto di notte, vabbè do un consiglio, di provare tutte le posizioni. Poi rimase così fermo con la videocamera, dice ma che sta dicendo Parrino? Perché aveva la mente malata lui però. Io l'ho fatto cuocere, poi intervenne anche Peppino, si avvicinò, scherzando, poi quello, arrivando a un certo punto staccò la videocamera e io continuai a parlare, ho detto vede, io le posso dire qual è la mia posizione preferita, e chi sono? Ho detto in ginocchio e con le mani giunte, perché i figli sono dono di Dio e tu li devi chiedere nella preghiera. Aspetti che lo registro, troppo tardi, arrivederci, me ne sono andato. Attenzione, non perdiamo mai di vista di annunciare, tu capisci quello che pensa il mondo, ma tu devi dire quello che pensa Dio. I figli sono benedizioni e se gli sposi non li chiedono in ginocchio, nella preghiera. San Giovanni Paolo dice, il secondo diceva, bellissima questa espressione, l'ho puntata, l'atto coniugale è la più alta e sublime forma di preghiera degli sposi cristiani. Se l'avessi detta io, mi avrebbero messo a collo, ha detto San Giovanni Paolo II. Che significa che anche quando gli sposi cristiani si uniscono, quello è un atto, un inno di lode al Signore. Qualunque cosa facciamo è un inno di lode, se è fatto nel Signore. Si è fatto nel progetto di Dio. Capite come che gli sposi cristiani nel sacramento del matrimonio, anche l'unione casta e feconda degli sposi è una preghiera, tutto è preghiera. Esistono gli atti primari e gli atti secondari. L'atto religioso primario è quando io mi riservo tutto e mi metto l'adorazione, la lode, la preghiera, ma anche quello che io posso fare, l'offerta della giornata. Signore, anche il mio lavoro io te lo offro come preghiera, come atto di santificazione. E quello è un atto di santificazione. Ti fai santa anche sbucciando le patate. Altrimenti sbucci le patate e basta senza farti santa. Ecco, tu ti fai santo attraverso un atto. Guardate che non è che suonano nella preghiera, pregano suonando. Quella è la preghiera. Allora non è che tu fai una preghiera, tu devi essere preghiera, la tua azione è preghiera. A questo ci chiama l'apostolato. E quindi degni noi della vocazione. Efesini 4:11, l'abbiamo visto poco fa, ci sono le varie fasi
dell'apostolato, le varie differenze, ministeri, servizi, operazioni. Efesini 4:4, lo leggiamo insieme. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Attenzione, che è al di sopra di tutti, quindi è al di sopra di noi. Dio non siamo noi, è al di sopra di noi, che opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Poco fa noi, imponendo le mani sul fratello e sulla sorella, noi abbiamo pensato di pregare per il fratello e per la sorella, abbiamo pensato di toccare il fratello e la sorella, e Dio che stava toccando noi mentre noi toccavamo il fratello e la sorella. Non eri tu a toccare il fratello e la sorella, ma è Dio che ti stava toccando. Questa è la bellezza di Dio. E queste sono ricchezze nascoste e tesori celati agli occhi. Tesori nascosti e ricchezze celate agli occhi di un'umanità che corre. Forse pensa che mi basta andare quei 45 minuti, vediamo dove c'è la chiesa che mi fa lo sconto, magari 35 minuti, dove l'omelia è brevissima. Io stamattina ho fatto ricreare quei parrocchiani, solamente 3 minuti di omelia, quelli mi hanno guardato e dice, ma sta male, forse c'ha le coliche renali, no, mi sono passata. E poi mi sono dilungato alla fine per spiegare alcune cose importanti, che sono importanti, perché nell'omelia poi tante volte si è anche prevenuti, dice, no, ma basta, va bene. Io posso farti proporti una cosa, poi alla fine ho detto, chi vuole rimane, chi non vuole se ne vada. Poi stavo tutto pure per curiosità, per vedere che cosa stava succedendo. E si edifica il popolo santo di Dio, si edifica, si nutre. E quindi, ecco, ringraziamo il Signore, perché Lui ha riservato per noi questi tesori. Ora io penso che ciascuno di noi ha delle disponibilità. Non penso che noi siamo qui con la... vi siete portati qui dentro il vostro cuscino i vostri soldini, ognuno di noi li ha sistemati. La ricchezza non è avere il cash, la ricchezza è disporre delle nostre ricchezze, dei nostri tesori. E noi abbiamo tesori immensi, inimmaginabili, che Dio ci ha consegnato, e noi dobbiamo imparare a spenderli, dobbiamo imparare a viverli, questi tesori, questi carismi, questi doni, questi talenti, a metterli in uso, in atto. Poi ci sono persone che magari cercano di arrivare alla cifra tonda e non si permettono neanche un bicchiere d'acqua, perché con la briciola vogliono impanare tutte le cotolette. E vabbè, glielo permettiamo, ognuno faccia quello che richiede e ritiene opportuno. Ma il Signore non ci dà le briciole. Quando noi pensassimo, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dal tavolo, il Signore ci dice, tu non sei un cagnolino, ricordati la tua dignità di figlio, di figlia. Tu sei figlio di re, tu sei figlia di re, tutto è tuo, figlio, tutto ciò che è mio è tuo. Parimenti, per il figlio maggiore che non voleva entrare, figlio, tutto ciò che è tuo, ricordati che è mio. Quindi, stiamo attenti,
tutto è di Dio, tutto è di Dio, ma tutto Dio ce lo mette a disposizione. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.